Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Channel e bentornati in un buon, al nuovo episodio dedicato a Manor Lords nella nostra città di Himmendroyd con i nostri Burgages, con la nostra chiesetta di pietra, con i nostri mercenari che chiedono il pagamento fra 29 giorni. What? Cosa? Allora, non ricordo benissimo la situazione, ma credo. Sì, ecco di qua. Credo di poter chiedere loro di rompere i ranghi, ma forse c'erano. Ah, eccoli qua i briganti, ragazzi. C'erano dei briganti che erano venuti a romperci le scatole, se non ricordo male, nello scorso episodio. Siamo arrivati. Allora, per fare un po' una sintesi della partita. Esatto, eccoli qua, eccoli qua. Siamo arrivati. Adesso prendo però le mie truppe. Perché? No, questi non possono schierarsi per ovvie ragioni. In questa fase, in cui praticamente io credo di aver esplorato almeno l'80% del contenuto dell'Early Access aprile 2024. Chiaramente non abbiamo esplorato tutto. Ci sono ancora diversi edifici, ci sono ancora molte dinamiche che mi pare di dover capire meglio e di gestire meglio, ma quello che è certo è che quello che l'Early Access voleva esprimere per la primissima fase, secondo me, possiamo definire completato. Per questo motivo ho fatto una votazione. Ho messo a votazione nella sezione community per abbonati, che è quella in cui praticamente io quasi quotidianamente parlo e chiedo agli abbonati suggerimenti, consigli e faccio votazioni vincolanti. Ho chiesto che cosa fare di questa serie. Andiamo avanti a oltranza e espandiamo a bomba questo villaggio. Smettiamo subito completamente e andiamo su un altro gioco. Facciamo ancora uno, due, tre episodi per andare avanti ad esplorare. La versione che ha ricevuto più voti è stata questa. Andiamo avanti ancora uno, due, tre episodi e poi vediamo come va. Ma appena sotto c'è stata interrompi subito, per favore. Quindi io. Considerando che chi vuole andare davanti ad oltranza è la minoranza e lo accetto, e io faccio parte anche di coloro che vogliono chiudere a un certo punto questa serie, ho deciso che questo sarà l'ultimo episodio che giochiamo con questa versione dell'Early Access. Attenzione perché è molto importante, non l'ultimo episodio in assoluto, l'ultimo episodio con questa versione dell'Early Access. Appena ci saranno altri aggiornamenti, io tornerò su Manor Lords e cercherò di aggiornarvi, di farvi sapere un po' che cosa ha cambiato, che cosa hanno introdotto, eccetera. Quindi non disinstallo il gioco e me lo dimentico per 2 mesi o di più. Vabbè, dipende da quanto escono poi, con quale frequenza escono gli aggiornamenti, ma la mia idea sarebbe che magari ogni tanto diamo un'occhiatina e quando ci sono nuove patch, magari me lo dite anche voi, Andrew, dai un'occhiata che è uscito questo aggiornamento e ci facciamo l'episodio. Dio, sperando che non si rompano i salvataggi, se no dobbiamo rifare la partita, ma spero di no. E andremo avanti. In questo episodio adesso dovevamo gestire qui i nemici, che sono cattivelli però. Ahia, ma sono tanti ragazzi. Volete vedere che questa partita poi la dobbiamo rifare per forza perché sono 4 unità, noi facciamo fatica a tenerne a bada 2. È vero che poi arrivano i mercs, quindi. Però i mercs sono lontani. Non lo so cosa. Non so cosa pensare, scusatemi. Non so cosa pensare. Perché qui un'unità l'abbiamo uccisa e gli abbiamo fatto male. Bene, no, beh. Le nostre truppe devo dire che sono cattive. Abbiamo comprato armi e bagagli in abbondanza. No, no, scappate, scappate. Qui con un po' di micro. Ci facciamo inseguire alla Ben Hill Show dai briganti, in modo che non attacchino la fanteria. E così noi li teniamo impegnati e riusciamo a vincere in uno contro due, riusciamo a vincere ugualmente. Il problema è che i mercs ci metteranno veramente tanto ad arrivare. E un'altra cosa, un altro messaggio che volevo dare. Non farò tutorial. Annienta una squadra di briganti con dei miliziani. Benissimo, ho fatto un achievement. Non voglio creare, non voglio fare tutorial e non voglio fare review. Perché
Personalmente ognuno fa come vuole e non è un giudizio che do a nessuno, ma fare dei tutorial e delle review nella versione Early Access 0.0, appena uscita, di un videogioco sviluppato in 7 anni da una persona, è un atto abbastanza insensato, perché fra pochi giorni le meccaniche su cui farei tutorial cambieranno e le meccaniche su cui andrei a focalizzare la mia critica, cambierebbero, e le meccaniche che andrei ad ignorare in una review cambierebbero a loro volta. Per farvi un esempio, io adesso facessi una review del sistema di combattimento, direi che è assolutamente insufficiente. Sì, ma questo non è il sistema di combattimento del gioco finale. Questa è una sorta di sketch, di appunto, di vediamo cosa si può fare, se il gioco si sviluppa in questa direzione. Ci sono anche i burgers fino a livello 3. Se ci fossero quelli di livello 4, quanti soldi hanno? Possono permettersi un cavallo? Posso avere la cavalleria? La cavalleria può avere un nobile che diventa generale e allora la velocità delle truppe è tutta uguale, invece se le sposto senza un generale queste vanno una veloce e l'altra lenta? Se giochi incompleti non posso dare un giudizio. Dare un giudizio sarebbe banalmente creare un video clickbait e non lo voglio fare, non ho tempo e non ho voglia di farlo. Però chi ha seguito questa serie, se l'ha seguita con un po' di attenzione, sa più o meno quello che penso, quali sono i punti a favore di questo titolo e quelli che sono al momento deboli e su cui bisogna semplicemente lavorare. Sono estremamente soddisfatto di essere riuscito a praticamente far fuori i briganti. Io adesso vado qua su questa mappa e dico che questa la voglio io, la rivendico con l'influenza e ci mando dentro i mercenari. Sto rivendicando una regione dei gialli con l'influenza. Comunque, quali sono le cose da migliorare? Dai, sicuramente servirà migliorare il bilanciamento. In battaglia, chiaramente, cioè, è tutto da fare. La battaglia. Secondo me, la parte militare è al 10% dello sviluppo. La parte di builder, invece, è già sviluppata molto bene. Però, chiaramente, cioè, bisogna anche aspettare che ci siano tutti gli edifici, che ci siano città grandi. Come faccio a dare un giudizio con una città piccola che ha 112 abitanti? Mi piacerebbe dare giudizio con una città che ne ha 3.000 di abitanti. E 3.000 abitanti vuol dire che poi non ho 3 truppe, magari ho un esercito con 20 truppe e alcune sono elite, alcune sono nobiliari, alcune sono straniere, sono mercenari che poi si sono stabiliti nella regione. Ma sapete quanto potenziale ha un titolo del genere? Visto che questo sarà comunque con ogni probabilità l'ultimo episodio, anzi questo è l'ultimo episodio, decidiamolo adesso. Così come ho chiuso Crusader Kings 3, chiudo anche Manor Lord perché voglio dare al canale un po' di spazio per novità, 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 o perlomeno cose, cioè non novità come giochi nuovi, potrei portare anche Europa Universalis 2, ma voglio portare qualcosa che non porto da un po' di tempo. Detto questo, opla, adesso arrivano. Ho fatto l'errore. Ho fatto un errore, però adesso, onestamente, non posso prendere altri mercenari. No, non posso. Punto. Cosa volevo dire? Non ricordo più. Non ricordo più. Che l'ultimo episodio lo proviamo così. Ah sì, che c'è veramente uno spazio per poter, alla fantasia assoluto e le mod anche. E le mod. Mi piacerebbe tornare su titoli che ho già giocato e vedere un po' qual è il loro stato nell'early access, così come ho fatto come Going Medieval, per esempio. Tipo gli arcieri che non si fanno male sono bellissimi. Sparano probabilmente le frecce di polistirolo. Puff, aia, mi hai colpito! Mi prude un po'. Ah, guarda, si stanno tirando le frecce da un quarto d'ora. Sono bellissimi. Non succede niente, non succede niente. Oh, che spettacolo. Facciamo
Facciamo il muro di scudi, vediamo se questi ci attaccano, se ne riusciamo a difenderci bene con il muro di scudi. Anzi, voi non fate più il muro di scudi, vi attaccate col flanking adesso. Anzi, di nuovo, neanche flanking, carica da dietro mentre davanti c'è un wall shield. Vediamo se funziona. Testiamo un pochino le tattiche militari a questo punto, perché... Dai, carica le spalle. Però le retinues loro ci stanno punendo. Adesso ci hanno preso gli arcieri. Oh shit. Però guardate qui in mezzo. Qui in mezzo c'è un bel panino surprise. Velocizzo tanto perché non ho intenzione di spendere troppo tempo su questa battaglia. Non voglio gestirla tatticamente. È persa tanto. Ok. E va bene così. Quindi dichiarazione di pace, abbiamo perso i punti e Valbrand rimane gialla. Ok, quindi vuol dire che io teoricamente cosa dovrei fare adesso? Dovrei portare magari invece che avere 127 persone, arriviamo a 250, tiro su due esercitini, compro le armi d'armatura pesanti e poi il nemico lo distruggo. Però mi servirebbe ancora un oretto o due di gioco, secondo me. E poi c'è da gestire il cibo e tutto quanto. Cioè, non è che Manor Lord gestisci tutto, non è che tiri su l'esercito. Sì, ok, cosa mangiano? Il campo è fertile, hai fatto il maggese l'anno prima. La cosa che adoro è il livello di realismo, ma anche il potere che questo gioco dà al 63 cadaveri. Il potere che questo gioco dà al giocatore, perché può fare veramente quello che vuole. Poi spero che ci siano scenari con delle sfide economiche e scenari con delle sfide militari, come la tradizione vuole su questo tipo di giochi. Ossia, magari uno scenario in cui il tuo obiettivo re ti dice arriva a 1000 abitanti, ma la terra non è fertile, hai un sacco di ferro, di argilla e di legno e puoi commerciare spade, mattoni, eccetera, a chi vuoi. Ma devi importare il grano, devi importare il miele, devi importare le mele, non hai niente, hai solo un po' di caccia. Questa è una sfida economica, come c'era ai tempi dei Caesar. Sfida militare potrebbe essere al contrario. Guarda, questa colonia parte con un supporto del re, quindi tu puoi importare il cibo scontato del 70%, però renditi conto che fra 3 anni arriva un'invasione da Oriente e la devi bloccare. Adesso tutte queste cose mi vengono così alla mente senza un vero e proprio senso, ma sapete che potenziale c'è qua? Il fatto che sia in early access, è un early access molto early, perché quanto ci ho giocato alla fine, una decina di ore, forse un po' di più, e ho l'impressione, non dico di averlo esaurito, ma ho l'impressione che se ci gioco ancora 4 ore lo esaurisco. Cioè, l'ho scoperto, l'ho studiato bene. E quindi è un early access, pesate bene la parola, scarno. Non nel senso che il gioco è scarno, nel senso che c'è molto lavoro da fare su una struttura che ha un potenziale per diventare il migliore gioco di city building e di combattimento degli ultimi anni, ok? Quindi l'early access è molto importante perché se sono sviluppatore, come è successo, viene... Aspettate che adesso però è luglio, io li ho messi gli agricoltori qua, sì. Ah sì, il grano sta salendo. Se questo sviluppatore ha i soldi per continuare a sviluppare, esce un gioco bello. Quindi la community che investe su questi titoli in early access dice ok, il gioco è incompleto, non è finito, è ovvio, ma io voglio aspettare 2 anni per giocarlo completo, però intanto lo compro così tu puoi... Fra 2 anni danno un prodotto migliore. Questa è la logica. Questa è la logica di un piano di finanziamento che è l'early access. Non è un favore fatto al giocatore, è un favore fatto allo sviluppatore. Se voi siete d'accordo con questa politica, volete mettere le mani sul gioco, volete provarlo voi e volete anche supportare me, io ho la collaborazione con Instant Gaming. E Instant Gaming ve lo sconta del 40%, quindi vi lascio qua sotto un link, voi lo potete acquistare, lo pagate meno di 20. Penso 20 euro al posto del prezzo pieno. E vi trovate questa versione. Almeno è il 4 di maggio 2024, quando registro questo video. Questa è la versione che trovate. Quindi, facciamo un attimo un piccolo riassunto di quello che penso. Sul piano dell'economia,
L'idea di avere i burgage, come io chiamo burgage, facendo finta che sia francese, è molto realistica, è molto intelligente perché permette di avere le botteghe degli artigiani e un lavoro per famiglia, tipo questi hanno le capre, questi hanno il pollaio, questi hanno il frutteto, questi hanno gli orti. Quindi chi vive in una casa produce già qualcosina. Vogliamo il mastro birraio? Eccola qua la birreria. Ovviamente il mastro birraio ha una bella casa di tier 3, perché è un uomo ricco del villaggio, e ha dietro la sua officina dove ha le sue taniche, il suo orzo, il malto e il luppolo, quello che volete. È un'ottima idea. E poi c'è tutta la parte invece classica dei city builder, dei magazzini, della produttività, la segheria, eccetera. Questo è un grande classico. Impostato così, il gioco promette e permette di costruire città con grande piacere, senza sentirsi mai annoiati o frustrati. Forse è un po' lento in questa fase, però lo ripeto per la 70ª volta, è il primo giorno dell'early access, chissà come sarà fra un mese, magari ci saranno più elementi e così via. Poi c'è tutta la parte della logistica, cioè non è proprio il city building, ma come vengono assegnate le risorse dell'economia. Quella ha bisogno di una rivisitazione, perché mi sono accorto che c'erano case, ad esempio, che non raggiungevano il legno. Ad esempio questa non raggiunge mai il legno, sebbene abbia adesso una bancarella del legno davanti. Forse ho appoggiato la strada in modo sbagliato e non risulta collegata. Forse c'è un bug, chi lo sa. Il risultato è che al momento ci sono domande aperte, la cui risposta è molto probabilmente aspettiamo 2 o 3 mesi e sta cosa poi va via. In real life, non nel gioco. Quando si hanno i magazzini, si ha il granaio, si ha una struttura con i lavoratori all'interno che vanno micrati, perché d'inverno non si tiene la gente al foraggere, non ci sono bacche né erbe da raccogliere, d'inverno la gente si mette a costruire o tagliare legna. I taglialegna poi, quando hai da parte 50 tronchi e non li vuoi vendere, d'estate li fai zappare i campi e così via, quindi è un continuare a micrare l'economia, che è ottimo. In più, se tu vuoi fare la guerra, falla, se ti muoiono i contadini, poi i campi non li coltiva più nessuno e muori. C'è questa integrazione, quindi economia e militare. Chi ha visto stasera lo saprà già, ma io voglio usare questo episodio non tanto per fare, per costruire, quanto per riportare un pochino tutti i pensieri che ho avuto nel corso del tempo, metterli insieme e poi anche chiedervi che cosa ne pensate, perché mi fa piacere anche parlarne con voi e leggere un po' cosa avete da dire a riguardo. Quindi abbiamo toccato il tema della costruzione, abbiamo toccato il tema dell'economia e logistica insieme. Adesso prendiamo il tema della guerra. Ci sono poche unità al momento, sono lente, non sono organizzate. Combattere dà l'impressione di essere un lanciare le truppe alla cazzo del cane, sperare che qualcosa succeda e generalmente vincere, perché non c'è un grosso livello di sfida. Perché cosa si fa? Si reclutano i mercenari usando questo tesoro e si buttano contro il nemico. Mercenari costano un occhio nella testa, come si fa a tirare su questo tesoro? Saccheggiando i campi dei briganti. Ora, è una cosa un po' strana, perché teoricamente questo è il mio tesoro, dovrei essere in grado ad esempio di dire usiamo la ricchezza regionale per foraggiare l'esercito. Sì, ci sono le politiche, ma al momento le politiche non sono disponibili. Qui mi ha approvato una politica in fase di sviluppo, ho cliccato per sbaglio. Qui magari ci sarà una politica che dice prepararsi alla guerra. Il 50% della ricchezza regionale viene drenata per le truppe. Ma sai che figata. E allora poi qui puoi preparare con il tesoro, puoi reclutare i mercenari. Oppure si usa la ricchezza regionale per importare armi, e se si ha molta popolazione si arma. E si fa l'esercito tipico della Repubblica Romana, no? Con i cittadini, Kiwes in armi, o dei greci, l'oplita che lo scudo e la lancia ce l'ha a casa. E se sei nobile ti puoi permettere anche un cavallo. Però i cavalli a questo punto ce l'avranno le famiglie di tier 4 o 5, che al momento non ci sono ancora. E qui capite che è ovvio, questo gioco è una piramide. Adesso stiamo vedendo la punta. E più andrà avanti, più la base si allargherà. E più il gioco si arricchirà di contenuto. Il grosso rischio è che venga abbandonato e non vada più avanti. Ma questo rischio, secondo me, si è scongiurato nel momento in cui 3 milioni di persone l'hanno messo in wishlist e nella prima settimana 1 milione di persone l'ha acquistato. Che è un grande gesto di coraggio per un early access, eh?
Io, signori, vi sto dicendo sì, cliccate il link affiliato e compratelo, ma vi sto anche dicendo se volete un early access, perché non è un gioco completo e non vi dura 80 ore. Non vi dura 80 ore. È più probabile che ve ne duri 8 che 80, ok? Ripeto ancora per assoluta trasparenza, perché questo è internet, il 90% della gente capisce, il restante 10% commenta rompendo le palle, no? Su questi temi. Il marketing, il dio denaro, il capitalismo. Funziona proprio così, ragazzi, bisogna pagare le persone per farle lavorare, accidenti. Non lavorano gratis per voi, è una cosa incredibile. Va bene, però ci tenevo a fare questo ragionamento. Quando arriveranno i miglioramenti? Questo non lo so. Sono un po' preoccupato del fatto che ci sia dietro solo una persona e non un team. Non perché questa persona sia incapace, sta dimostrando esattamente il contrario, sta dimostrando di essere migliore di team più strutturati. Però il fatto è che è tutto legato cioè c'è una dissipazione del rischio inesistente, nel senso, se questa persona a un certo punto decide di delegare, magari il gioco inizia una fase di sviluppo vertiginosa. Se decide di non delegare, magari impiega altri, non dico 7 anni, ma 2 o 3 anni per arrivare a compimento. E magari gli aggiornamenti non escono ogni 2 mesi, escono ogni 4, ogni 5, ogni 6. Chi ce lo dice? Non lo so. Questo è il rischio più grande, devo dire. Quindi, bellissima questa tempesta. Facciamo così, facciamo la modalità Umarel e ci godiamo, prima di chiudere questo video, una passeggiata. Anche questa modalità è assolutamente inutile per ora, ma ne parlavo con Davide di Prodigeek, che con cui ho fatto un vlog insieme, una chiacchierata, immagino che chi mi segue l'abbia vista, chi non mi segue magari può andare a vedere, a spulciare nella mia playlist o negli ultimi video. E parlando anche di giochi, parlavamo, no, della possibilità che questa visuale dà. Al momento è un placeholder. C'è un personaggio che è sempre lo stesso, non è neanche uguale al vostro avatar, che è sempre lui, però potete vedere in prima persona quello che avete costruito. Ok, carino, ma che cazzo me ne faccio? Beh, immaginate se adesso io potessi prendere in questa visuale la view di un soldato e potessi combattere in battaglia come su Vanarlord. Beh, le cose cambiano, È nei piani, non lo so, non credo. È una mia speculazione, è un'idea che tanti hanno, che hanno detto, appunto, l'abbiamo detto anche noi in vlog, ma al momento non c'è. Però c'è questa visuale, però c'è la prima persona. Io posso andare qui dal mercante e vedere che vende cavoli e carote. Non li vende perché questo è una texture della bancarella. Li vende, e adesso esco dalla modalità Umarel, perché a casa sua, dove vive, si producono cavoli e carote. E lui ha quindi la famiglia, due famiglie qui dentro, dove ci sono due paterfamilias, due mogli, e le mogli prendono le cose che vengono prodotte dai mariti e le portano al mercato e le vendono. E poi ci sono i bambini che smerciano e trasportano, perché è un gioco di realismo medievale. Lavorano tutti, il maschio si spezza la schiena, la femmina decide l'economia domestica. Il pargolo, poverino, corre come un matto con la carriola e spinge. Non è un bel vivere, non è la famiglia della Marilla, però è bellissimo, perché comunque ti dà la possibilità di integrare un'economia su un villaggio tedesco medievale del 1200-1300, e secondo me è spettacolare. Secondo me l'intuizione, l'idea, sono spettacolari. Io veramente non vedo l'ora, ad esempio, di poter avere gli upgrade su ogni singolo edificio. Il mulino, ok, questo mulino è buono, adesso ci faccio i cereali. Potremmo avere dei mulini magari anche ad acqua, potremmo avere la possibilità di specializzarli, potremmo avere dei magazzini specializzati sulla carne, trattamento della carne, non lo so, sapete. Adesso vi faccio vedere il mercato del tessile. Abbiamo cuoio, filato di lino, filo, indumenti, scarpe e mantelli. Quanto vestiario potremmo metterci? Ma tantissimo. E sarebbe bellissimo poi vedere i personaggi e gli abitanti che si vestono. Cioè, metti i mantelli, vedi la gente, che i nobili che iniziano a portare il mantello, no? Al momento questo non si vede. Quello che si vede però è sulle armi. Che è esattamente questo, cioè il magazzino. Io qui ho le armi da fianco, ho le spade e ho gli elmi. Questo vuol dire che io adesso posso fare una unità di fante della milizia che ha la spada
Non ha lo scudo. Però adesso quando avrò 20 persone che potranno andare a prendere a fare questo lavoro. Adesso non ho gli abitanti, per questo che non ci entrano, perché fanno tutti gli arcieri o i lancieri. Quando avrò più abitanti, questi avranno la spada, ma non avranno lo scudo. E soltanto 28 di loro avranno l'elmo e soltanto 5 un'armatura pesante. E nessuno avrà i gambesoni, perché non li ho comprati. E quando andrò a vedere in battaglia queste unità, le vedrò esattamente così. 28 avranno l'elmo e 8 non ce l'avranno. È veramente, mi piace moltissimo questo concetto e penso sia l'unico gioco che ce l'ha. Praticamente è una sintesi tra un Total War, un city builder medievale fatto con i controcoglioni. E io, se devo essere sincero, signori, dico lo supporto a spada tratta. Penso che sarà un grande successo. Penso che serviranno anni di sviluppo, non lo nascondo. Non vi so dire se uno, uno e mezzo o cinque, però serviranno anni di sviluppo. Perché questo gioco ha un potenziale che io non accetto inespresso. Cioè, adesso che siamo qua, lo trasformiamo veramente nel capolavoro del city builder e della simulazione medievale. Non ci sono neanche le mappe, cioè, c'è soltanto sta mappa, capite? Questa è la mappa, è la prima mappa dello 0,7 con un nemico. Immaginatevi la mappa realistica, cavolo, del Sacro Romano Impero o comunque di una regione della Baviera, visto che ci vivo. La mappa della Baviera, in cui ci sono a inizio campagna due città importanti in guerra tra loro e dei territori da colonizzare, e quindi c'è da combattersi per chi si accaparra le risorse. E la mappa è bella grande, realistica, con i nomi dei fiumi, delle città realistici. Sai, insomma. Poi ci sarà anche molto spazio per i modder, immagino. Ma al momento questo è quanto. Mi fermo qua, ragazzi. Dalla città di Mendroit in cui ho fatto l'occhio di Chiara Ferragni, è tutto. Panettoni non abbiamo venduti per fortuna. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. È stato un flusso di coscienza molto lungo, in cui ho detto tante tante cose. Alcune saranno condivisibili, alcune non saranno condivisibili perché sono opinioni personali più che fatti. Cioè sono opinioni basate su alcuni fatti, ma posso capire anche persone che non siano d'accordo, quindi sentitevi liberi di dire come la pensate senza grosso timore di essere blastati, non succede. E ci diamo appuntamento alla prossima serie. Dani, però è tutto, un abbraccio e alla prossima.